Siamo qui con Franco Mannella, grande doppiatore italiano. Partiamo dall'inizio. Come è cominciata la sua carriera nel mondo del doppiaggio? È grande, grande doppiatore italiano, intanto grande, grazie, grande. Doppiatore italiano, diciamo. Un doppiatore italiano. Attore italiano, anche doppiatore. Come è cominciata? È cominciata la carriera da doppiatore, o meglio l'avvicinarmi al mondo del doppiaggio è stato a causa della disperazione, cioè un fatto economico. Finita le tournée, il teatro eccetera, non sapevo più cosa fare, non c'era lavoro, e un amico mi disse: prova a fare doppiaggio. E io dissi: bah, ci provo, e ho scoperto ovviamente un mondo che poi è diventato un po' casa mia, perché sono tanti anni che lo frequento, che lavoro, e col tempo, dopo i primi anni di difficoltà normali, insomma, necessari per imparare la tecnica del doppiaggio e imparare il mestiere, ho cominciato a divertirmi, a prendermi le mie belle soddisfazioni. Questo. Tu sei una voce storica dell'animazione. Partiamo da Roger, l'alieno di American Dad. È vero che io scopro le cose in tese, ma sono una voce storica dell'animazione. No, mi fa piacere. La voce storica. American Dad, sì, American Dad, beh, Roger è uno dei miei preferiti fra i cartoni, ma forse quasi in assoluto fra i miei personaggi preferiti. Quindi la caratterizzazione è stata costruita con Francesca Draghetti, è stata impostata con lei, abbiamo messo insieme un po' di elementi, di riferimenti, e veniva fuori una caratterizzazione efficace, insomma, divertente, strana, lunare per alcuni aspetti, aliena proprio, quasi come Roger. Un altro personaggio molto simpatico è Otto Disc dei Simpson. Otto Disc dei Simpson, sì, altro personaggio per cui vengo nominato spesso anche in famiglia, fra ragazzi, bimbi, eccetera. Otto, sei Otto, fai la voce di Otto dei Simpson. Otto che poi è un personaggio che appare veramente di rado, appare ogni tanto non so, adesso la media ogni 2, 3, 4 puntate appare Otto, e ha sempre poche battute dalla sua corriera, furgoncino, come si chiama, quel mezzo in cui l'autista. C'ha questo accento milanese. Io non so, io sono la terza voce in ordine, è cambiata più volte, e ho questa caratterizzazione un po' milanese. È divertente, mi piace. Altro personaggio molto importante è Soldato, il pinguino di Madagascar. Pinguino, altro personaggio, sì, insomma, fra i più rinomati, e nasce qualche tempo fa, un decennio fa, nel primo film di Madagascar. Altra caratterizzazione, altra voce diversa, perché parliamo comunque di vocalità diverse per tutti e tre i personaggi. Questo soldato ha la voce tutta acuta ed è il più tontolone di tutti i pinguini, che sono comunque altrettanto tonti con diverse sfaccettature. Anche questo è molto divertente, il soldato. Così come è molto divertente il cane nella serie animata di Dalton. Rantanplan, sì, altro cane, scemo, scemissimo. Rantanplan mi ricorda proprio l'impronta dei vecchi cartoni di Hanna e Barbera, i cartoni animati americani che io vedevo da ragazzino. E so che è molto, molto seguito, molto visto, i bambini i Dalton vedono molto. Ok, passiamo adesso agli attori in carne e ossa. Paul Giamatti. Paul Giamatti è forse fra gli attori che vorrei doppiare sempre, però lo doppio invece di rado, anche perché non appartiene alla mia, cioè
sono subentrato e ogni tanto, diciamo, me lo fanno doppiare, in teoria lo doppia quasi sempre Massimo Rossi, e siccome ormai siamo nel tempo in cui non c'è più l'attore di riferimento, non è detto che riusciamo a doppiare sempre lo stesso attore, fa un po' parte del gioco, però mi piacerebbe sinceramente doppiarlo, mi piace la sua sensibilità, la sua sensibilità di attore, vocalità, espressività, è un bellissimo attore. Altro attore che hai doppiato qualche volta è stato Steve Carell. Sì, qualche volta, più di una volta devo dire, ultimamente l'ho doppiato più volte, e l'ultimo film che sta per uscire è Beautiful Boy. Uscirà a giugno, io l'ho doppiato a novembre, doveva uscire a febbraio. È un film drammatico. Steve Carell è diventato sempre, ha mutato molto il suo percorso, e adesso è diventato anche un interessante attore drammatico. L'ho doppiato anche nella la scommessa, come, qual è il titolo, aspetta, della la grande scommessa, e anche in un altro film sulla fine del mondo, un film strano. Questo Beautiful Boy è un bel film, storia di un padre, che rapporto delicato con il figlio, adolescente, bellissimo film, da vedere. E invece parliamo di John C. Reilly? Cioè... Beh, John C. Reilly, o Reilly, Reilly, hai detto tu la parola giusta, è l'attore che mi ha dato nel film Chicago, l'ho doppiato per la prima volta, non l'ho doppiato molte volte, il depositario, diciamo, di John C. Reilly è Simone Mori, che lo doppia, che ha anche la pasta vocale molto simile a lui, quindi lo doppia egregiamente. Io l'ho doppiato in Chicago, il musical, e quello è stato un passaggio della mia carriera importante, perché da quel film, che hanno visto tutti gli addetti ai lavori, sono stato molto apprezzato, e poi mi hanno chiamato per fare altre cose, i provini, eccetera. Quindi sono particolarmente legato a quest'attore, pur non doppiandolo, cioè, quasi mai, due o tre volte l'ho doppiato. Parliamo di serie cinematografiche importanti. Tu hai fatto Alfred negli ultimi due film dell'Hobbit. Sì, sì, ho fatto quello con Francesco Vairano, quel personaggio stranissimo, viscidone, anche lui è un bell'attore, un carattere forte, bello. Che ti devo, vuoi sapere qualcosa su... Ma che ti dico... che aveva un modo di parlare stranissimo, quasi con una zeppola in bocca, una cosa, era schifoso nel suo modo di recitare, schifoso ma efficace, bravissimo, perché era funzionale al personaggio. Parliamo di un film con la direzione di Tonino Accolla, Pararbalzo Dodgeball, in cui tu avevi un ruolo minore, ma hai lavorato con Tonino Accolla, che era anche uno dei protagonisti. Sì, Tonino è stato diciamo il un maestro per me, e quando era in vena, quando c'era, era insuperabile. Dico quando c'era perché spesso poi, soprattutto negli ultimi tempi, la seconda fase della sua carriera artistica era un po' scostante, non era sempre presente. Questo mi dispiaceva di Tonino. Rimane il grande genio, colui che mi ha insegnato tanto anche sui tempi comici, e sull'inventare doppiando, pur rimanendo nella partitura. E con lui ho fatto, e il primo Steve Carell me l'ha fatto fare lui, Folle notte a Manhattan, l'ho fatto con Tonino, e Tonino l'ho scoperto quando ho avuto la fortuna di incontrarlo, quando stavo cominciando a fare doppiaggio, venivo dal teatro e doppiai con lui 1492, La scoperta dell'America, con Depardieu, e io facevo il brusio con lui, però i brusii con Tonino, io mi chiamò per fare due turni, ne feci 10-12, e i turni finivano a mezzanotte, l'una, e stavamo in una sala enorme in cui noi riproducevamo tutti gli uomini delle caravelle, per cui io mi ricordo che correvamo da un capo all'altro della sala urlando la vela, e io la vidi il teatro, mi sentii subito a casa, perché mi avevano detto che a doppiaggio no, devi stare davanti al leggio, e io invece venivo dal teatro, avevo bisogno, cioè ritrovare quel movimento che creava lui, e per me è stato bellissimo, e quindi diciamo che mi ha aiutato a entrare nell'ambito
nel mondo del doppiaggio in maniera un po' più, più dolce, perché con lui ho respirato il teatro, insomma, l'aria del teatro, Antonino. Chiudiamo con un altro personaggio molto importante, Asterix, è doppiato in Asterix e Obelix al servizio di Sua Maestà. Sì, è l'unico, credo l'unico che ho doppiato, sia al servizio di Sua Maestà. Un bell'attore francese che forse ho doppiato in un'altra occasione. Beh sì, insomma, partecipare a un film di Asterix insomma, fa parte del arricchisce il curriculum ed è stato piacevole, divertente, come è ovviamente divertente doppiare le commedie, insomma, le commedie. Io poi sono molto utilizzato nelle commedie francesi e devo dire che mi sento a mio agio, insomma, nella commedia. Bene, ringraziamo Franco Mannella per queste simpatiche memorie. Grazie a te, grazie a voi.